Siamo dunque amici della Pallanuoto a metà del guado di una settimana che ha visto il girone di andata, la quinta giornata della A1, ci sono già alcune quasi sentenze, si giocherà la prossima partita, contemporaneamente sabato partirà la 2 e soprattutto oggi, giornata in cui si registra, è giornata di pallanuoto internazionale con Champions League ed Euro League. Di questo ovviamente parleremo con un po' per cavalleria, molto perché è importante la sua presenza, Carlotta Malara, portiere del Rainantes, anzi del Bogliasco Bene oggi. Ciao Carlotta, ciao, grazie di essere qui. Ciao, buongiorno a tutti. Filippo Gavazzi, che del Bogliasco è stato giocatore, ma oggi un punto fermo del quinto, studente di architettura con buoni risultati. Ciao Filippo. Buongiorno a tutti. Nella pallanuoto c'è sempre Armando, studio e lavoro, molto importante. Armando Grilli, un grandissimo ritorno nell'ambito televisivo, ex arbitro che tutti ricordano. Ciao Armando Camoglino. Ciao Guido. Grazie, ciao di essere qua con grazie me. Grazie dell'invito. Bene, partiamo subito nel vedere in 2 minuti e mezzo che cos'è successo nel campionato di A1, partendo dal derby ligure Savona contro il Bogliasco, che è stato abbastanza teso. È il primo gol del Bogliasco, privo di Guidaldi, prossimo papà e operato alla mano. Lo segna Guidi. Avviene però a metà del secondo quarto sul risultato di 3-0 per il Savona con doppietta di Ettore Novara. È il distacco che i biancorossi ottengono subito con una partenza bruciante e che poi riconquisteranno nel quarto tempo quando la squadra di Magalotti, che ha speso tutto per raggiungere il pareggio, crolla. Fracas e Lanzoni avevano raggiunto il 4-4 con un'ottima rimonta. Poi il +1 di Piombo apre di nuovo al massimo vantaggio biancorosso con la doppietta del montenegrino Vukcovic. Un bel regalo, il consiglio dell'ex savonese Vicevic. E Piombo. Ultimo tempo più duro, ne fanno le spese Milakovic e Piombo, su cui i savonesi reclamano una brutalità. Bogliasco penultimo a 1 punto e -5 da Ortigia, Canottieri e Roma Nuoto. Savona, seconda vittoria consecutiva. È il Brescia, privo di Guerrato, il nuovo capolista solitario. Sull'Iren quinto, privo di Boero e Gitto, nessuno sconto e sesta vittoria consecutiva in campionato. 7-0 il parziale quasi a metà gara, il primo gol genovese è di Vavic sulla sirena dell'intervallo lungo. Cade infatti il Posillipo di fronte a una Florenzia sorprendente per ritmo. Subito 4-0 per i biancorossi di Tofani. Buona la reazione del Posillipo, che non mostra però un'ottima gestione di palla. Fino comunque al 4-4, con Mattiello, poi espulso in coppia con Andrea Di Fulvio per scorrettezze, Manzi e Marziali. Riprende la squadra di casa che con Coppoli segna il 9-6 tombale per i napoletani fino al 10-7 definitivo. Nessun problema per Prorecco, che passa subendo 2 soli gol alla Bianchi di Trieste con 15 reti, tutte distribuite equamente per singoli giocatori in doppiette. Squadra di Bettini senza il Rechelino Ferreccio, Turkovic e con mezza roba influenzato. Gara di allenamento per la banda Rudic. Senza storia BPM Sport Management Ortigia alla quarta sconfitta, ma ottima nell'uomo in più, 4 su 4. 6-2 per i Bustocchi a metà gara, +7 il massimo vantaggio. Primo gol dei siciliani di Espagnol su tiro di rigore, che ne sbaglierà poi un altro dopo 12 minuti però di astinenza. Il Catania va un passo dal primo punto al foro italico. Lazio in fuga, in massimo vantaggio di 6-1, doppietta di Daniele Giorgi. Rimonta la squadra di Dato, più viva che mai. Jankovic segna almeno 1 all'ultimo minuto e Lucas prende il palo sulla sirena, brividi biancocelesti. I 200 spettatori di Casoria vedono la sconfitta della Canottieri, seconda consecutiva, ad opera della Roma Nuoto. Decisive le trasformazioni in superiorità. Solo un 1 su 8 per i ragazzi di Zizza, 5 su 7 per i capitolini. Steven Camilleri sugli scudi con 7 gol. Nella femminile il primo stacco va all'Equipe Orizzonte, che vince a casa del plebiscito, in corso in un brutto 2-16 nell'uomo in più. Le ragazze di Martina Miceli, nuove capolista. Al terzo posto Rapallo, vittoria di misura sul Verona, e SIS Roma, vittoria di 2 gol sulla Kelly Milano. Carlotta, parliamo un po' del vostro Bogliasco, che per fortuna è differente in, come dire, in atteggiamento rispetto ai maschi che stanno andando malino. Voi avete vinto la seconda vittoria più un pareggio, però avete vinto con quelle che sono in fondo alla classifica, avete fatto il vostro, come si suol dire? Sì, abbiamo delle partite che dobbiamo vincere per forza, perché altre squadre sono molto più avanti di noi obiettivamente, quindi certe partite le dobbiamo vincere. Quindi è una cosa già stabilita dal vostro tecnico, ma sì.
Sinatra. Malara, perché tu sei cugina di Malara, sì. E quindi lo andiamo a salutare, il vecchio Pillo che prenderà di nuovo il timone del Pescara e comincerà sabato il campionato. Filippo, fra un attimo sono da te, io direi di tornare subito a Bordovasca per andare a sentire il Savona, una squadra che merita parecchio. Sentiamo Angelini, suo bravissimo tecnico, uno dei più preparati, sentiamo Ettore Novara, un 97 che viene dal Torino 81, e Pachaliev, un ragazzo che è nato a Messina però continua a essere bulgaro perché il papà Alexander, vecchia conoscenza del Savona, era nato a Sofia e non riesce ad avere la cittadinanza italiana, e lui se ne dispiace anche perché è stato uno dei migliori under 17 dell'anno. Noi abbiamo vinta con costanza di gioco, ovviamente costanza intendo non avere blackout troppo lunghi con una squadra come di questo livello, ma tutte le squadre hanno dei blackout. Noi abbiamo pagato due blackout sul vantaggio che abbiamo avuto di tre gol e poi di due, e abbiamo saputo poi ritrovarci nel quarto tempo e dare la zampata giusta. Però io mi sono arrabbiato molto su certe situazioni arbitrali di gioco da parte di interpretazione delle loro entrate soprattutto, e me la sono presa con i miei invece su certi tiri concessi troppo facilmente dai 5 metri. Direi in entrambi i casi siamo partiti molto forte, li abbiamo lasciati un po' indietro, abbiamo lavorato molto sui loro centri, comunque non li abbiamo fatti lavorare come fanno di solito, prendere molte espulsioni, e siamo riusciti a limitarlo abbastanza. Ma abbiamo cercato di tenere lo stesso gioco per tutta la partita e penso che sia stato questo che ci ha portato alla vittoria. Senti, tu miglior under 17 dell'anno ma non riesci ad avere la cittadinanza italiana, come mai? Non lo so, cioè i documenti, cioè tutto quello che potevano fare i miei genitori l'hanno fatto, ora sto aspettando non so cosa. La nazionale ti aspetta? Penso di sì, se mi chiameranno sarò felice di andarci. Io partirei inconsuetamente da sabato prossimo, visto che incontrerete l'Ortigia, che presumibilmente sarà un po' stanchina perché stasera darà tutto contro il Vuliagmeni nei quarti di finale di Eurocup. Che partita è? Importante, no? Soprattutto potreste fare un favore al Bogliasco che gioca col Brescia in casa, prenderà 0 punti, però voi potreste tenere l'Ortigia là. E per noi è sicuramente una partita importantissima in cui è possibile e daremo tutto per fare dei punti importanti per il nostro campionato, e proprio perché è un campionato in cui ci sono tante squadre sullo stesso livello, dall'Ortigia al Savona al Bogliasco a noi. Quindi siamo molto tutte squadre, è un campionato di livello molto molto equilibrato, quindi faremo di tutto per portare a casa il risultato, perché come abbiamo visto nelle scorse partite tutte le partite finiscono più uno, meno uno, e non si sa mai quale sia la squadra, diciamo, un po' più avanti certamente, dell'altra. Certamente. Armando, da te fra un attimo, noi però torniamo a Bordovasca alla Zanelli per andare a sentire la parte opposta, e sentiamo in particolare Guidi e un ex eccellente che è Sasha Sadovi. Guarda, non so, a caldo ora non so esprimermi, però sicuramente rivedremo la partita e giudicheremo i nostri errori. I punti ne abbiamo fatto uno con la Lazio, secondo me siamo una squadra che vale molto di più, e dalla prossima non ci dobbiamo demoralizzare ma continuare a crederci, perché il campionato è lungo e ora dobbiamo combattere tutte le partite come se fosse l'ultima. Daremo sicuramente tutto, il Bogliasco non è morto e c'è ancora. Ma ti dico, siamo venuti qua per fare punti, sapevamo che era una partita difficile, ma sapevamo che potevamo giocarcela alla meglio. Puntavamo ai 3 punti, purtroppo al quarto tempo ci siamo scollati, eravamo 4 pari, abbiamo preso un brutto gol negli ultimi secondi. È dura, guarda, sarà un'annata secondo me dura, perché comunque tutte le squadre sono forti, c'è un piccolo gap tra tutte. Puntiamo a far bene, ci alleniamo sempre con grinta e prima o poi i punti arriveranno, mi auguro. Armando, facciamo i saluti e i complimenti a Daniele Bianco, che ha arbitrato la 100ª partita in A1, perché è stato un tuo allievo quando eri presidente del VUG a Genova. Lui come altri, che livello è l'arbitraggio attuale? Quanta difficoltà avete voi arbitri attuali in una pallanuoto che, rispetto a quella che arbitravi te con la bandierina e anche dopo, si gioca ad una velocità doppia, quantomeno parliamo di velocità, eh? Ma guarda, esiste sicuramente, diciamo, la differenza.
perché adesso è cambiato tutto, come tutti gli sport sono cambiati. E la pallanuoto, secondo me, già prima, anche quando ho iniziato io, c'era una premura di arrivare, una premura di emergere, una premura di raggiungere tali obiettivi. Però adesso come adesso, proprio alla presentazione del campionato italiano che ci siamo incontrati, ho parlato con diversi responsabili dei vari settori e mi hanno detto che i giovani hanno troppo premura, non fai in tempo a spiegargli le cose, che bisogna che c'è una cosa di corsa, ecco. Poi sarebbe da parlarne un po' più approfonditamente, però voglio dire, la difficoltà esiste. Non è tanto nell'apprendere l'arbitraggio, ma quanto di poter arrivare più presto che si può. Carlotta, hai preso il posto di Carola Falconi, è un'eredità abbastanza pesante, con che spirito? Io sono molto contenta, cioè nel senso mi dispiace perché lei è una bravissima atleta, ragazza e tutto, però sono contenta perché mi ci sono dedicata tanto e visto che punto ad arrivare in nazionale, questo mi serve, è un ottimo trampolino di lancio per me. Tu provieni dalla Synchronet? Sì. Chi è che ti ha portato? Ho fatto sincro qualche anno, poi è stato Pachito Sbolgi a introdurmi nel mondo della pallanuoto. Inevitabile. E lo ringrazio perché a questo punto ha fatto il mio bene. Pachito, che aspettiamo qua in TV. Andiamo per l'ultima volta alla Zanelli e andiamo a sentire ancora un protagonista della partita assoluto, perché è una saracinesca. Merita la copertina del personaggio, un po' perché ha 40 anni, è di Novi Sad del 78, un po' perché uno come lui potrebbe permettersi tutto, invece è umile, modesto, è la chioccia dei nuovi ragazzi del Savona, molto perché è reduce da una vittoria nei campionati panamericani e sudamericani di pallanuoto e anzi ha un record che lui stesso ci va a sviscerare. No, io non penso così. Noi possiamo giocare solo così, tutta partita con un sistema che noi possiamo fare, perché siamo una squadra troppo giovane, anche io no, ma altri ragazzi sono giovani, se non fanno cose del sistema non siamo capaci di giocare. E sono contento, prima cosa che abbiamo vinto e seconda cosa è queste cose che abbiamo fatto in acqua, perché questa è l'unica opzione per noi, giocare con un sistema, e per altre squadre è molto difficile giocare contro noi. Siamo giovani, ma anche già abbiamo fatto 9 punti, che è una cosa buona, sì. E la tua esperienza in Sud America, da cui sei arrivato? Ah sì, prima volta in mia vita ho vinto sudamericano, secondo me non c'è nessun giocatore che ha vinto europeo e sudamericano nazionale. In Brasile abbiamo un progetto nuovo, abbiamo una squadra interessante con 3-4 giocatori interessanti. Il nostro obiettivo sono giochi panamericani, perché squadra che vince giochi panamericani vai direttamente a giochi olimpici, e questa competizione è più importante per noi, e secondo me abbiamo possibilità di vincere questa competizione. Trattandosi, bisogna ricordarlo ogni tanto, del 12° anno di questa trasmissione, destendo ormai di carattere praticamente nazionale, non possiamo prescindere da altre piazze che non siano a Liguria. Questo è il motivo per cui ci trasferiamo adesso subito a Firenze, sicuramente la piazza più importante di questa giornata, laddove la Florenzia, con una grande prestazione, ha fermato l'egemonia del Posillipo, che finora era punteggio pieno. Andiamo a sentire i due allenatori, Roberto Tofani, il vincente, e Roberto Brancaccio, il perdente, assai deluso. Oggi noi abbiamo dimostrato di essere una squadra che reagisce, così come avevamo fatto anche a Bogliasco, da un 5-2 a un 5 pari, perché poi ci sta all'interno dei quattro tempi
ci può stare un calo. Oggi poi veramente mi sento di fare i complimenti a tutti e 13, a partire dal numero 1, a anche chi magari non viene convocato, perché poi lavoriamo sempre in 15-16 persone, quindi è importante anche chi molte volte il sabato resta in tribuna. Quindi sapevamo che sarebbe stata una partita dura sia sul piano fisico che sul piano nervoso, l'avevamo detto. E poi oggi i ragazzi veramente hanno dimostrato per l'ennesima volta di saper reagire alla grande di fronte al pubblico di casa. Volevamo questi tre punti, si è visto. Io poi, insomma, questa è un'altra partita, è una partita dall'alto valore simbolico, insomma, i fiorentini lo sanno. Lo so anch'io, io veramente siedo su questa panchina con grande orgoglio. Storicamente Firenze è un campo ostico, è un campo dove si viene a lottare, come giustamente lei diceva prima, parlava con i ragazzi, si gioca maschio, si gioca forte e quindi ci spreca forse un po' troppa situazione. Noi siamo stati un po' meno bravi a tenere sulle energie mentali e abbiamo sprecato un po' di troppa energia fisica. Siamo partiti con un break 4-0, quindi siamo stati bravi a recuperare nel secondo e terzo tempo, inizio quarto tempo è andato anche sei pari, poi purtroppo forse abbiamo sprecato troppe energie per inseguire il risultato, non si può partire 4-0. Filippo, voi avete, a parte la sconfitta di Brescia che è stata netta ma preventivabile, avete perso due partite di un gol, ma ne avete vinto tre, quelle con cui avete 9 punti complessivi, vinte di una lunghezza. E ricordo che il povero Marco Paganuzzi diceva sempre: siamo 3 anni fa retrocessi proprio perché abbiamo perso tante partite di un gol. Ecco, siete diventati più speculativi, avete fatto tesoro di questa esperienza, cosa è successo? Assolutamente abbiamo fatto tesoro di alcune delle ultime parole che ci ha detto Marco, che sono proprio quelle che hai ripetuto tu adesso, che l'anno della 1 del quinto di 3 anni fa loro perdevano quasi tutte le partite di un gol, forse perché mancava quel qualcosa in più, e lui ce l'ha ribadito proprio alla sua ultima presenza in vasca nello spogliatoio prima della partita. Abbiamo fatto tesoro di quelle parole e stiamo facendo tesoro anche delle nostre partite, delle nostre esperienze, quindi stiamo lavorando su questo, proprio su quel gol che ci permette di vincere o di perdere, quindi andiamo avanti sulla nostra strada, ma stiamo lavorando molto bene. Sì, si vede, tra l'altro siete una squadra e una società soprattutto che continua a catalizzare molte simpatie e direi in progressione. Bene, andiamo avanti con questo ritmo, con molta velocità, facciamo un salto invece a Trieste, anche in questo caso ringraziando come a Firenze i colleghi, e andiamo a sentire un Ratko Rudic che questa sera sarà impegnato a Sori in Coppa dei Campioni, e Stefano Tempesti che parla dei suoi ricordi della Piscina Bianchi. Il mio obiettivo è di preparare la squadra per la finale di stagione, di preparare, di essere in grado di combattere e di essere concorrente e in grado di vincere Champions League. E questo dovrebbe essere la differenza. Dopo questi anni Recco ha giocato bene, ha vinto le Coppa Italia, campionato, mancava Champions League. Questo sarebbe, diciamo, un bel risultato di ottenere. Pozdravljam sve prijatelja vaterpola u svijetu i nadam se da se zabavljajući, da se zabavljaju gledajući ove naše utakmice. Ho tanti ricordi legati a questa piscina, abbiamo fatto tantissime partite negli anni, non ultima 2 anni fa le qualificazioni per le Olimpiadi, fu un'emozione fortissima, Trieste ha sempre risposto alla grande, sia quando siamo arrivati qua con la nazionale che quando siamo stati qua con la Prodecco, quindi è sempre bello giocare qua, c'è tanto calore, la gente è appassionata e quindi è sempre un piacere. Avete visto un Rudic ispirato che un bel momento si è messo a parlare in croato, non è impazzito, è semplicemente che vista la vicinanza di Trieste alla sponda croata, ha mandato i suoi saluti ai suoi tifosi in quella lingua. Armando, che campionato vedi e soprattutto se ti senti di entrarci su questa questione che è in attesa di sentenza ancora, di appello, il caso Posillipo-Recco, che è quello che ha fatto discutere più di tutti finora? Ma guarda, per quanto riguarda il caso Posillipo-Recco, non voglio entrare, diciamo,
termini specifici perché non è di mia competenza. No, ma te lo chiedo da spettatore neutrale. Sì, no, ecco, infatti volevo precisare quello. Da spettatore, passando tutti i giorni, io ci passo tutti i giorni davanti alla piscina, e se non mi sbaglio, non vorrei avere dei ricordi strani, ma secondo me non c'era neanche l'acqua a Camogli. Tu stai parlando della Giuva Baldini di Camogli? Della piscina sto parlando di Camogli. E perché poi mi sembra che era molto vicino la polemica lì della partita di Recco Posillipo. Però come ti ripeto, parlo da spettatore, passandoci, so che stavano facendo dei lavori e lavoravano fuori, e secondo me in quel periodo lì non mi ricordo aver visto l'acqua, però non sono io certo il giudice che posso fare questa. Ma questo stai dicendo quindi che sarebbe stata indisponibile anche la piscina suppletiva secondo te? Ma secondo me penso di sì. Vabbè. Penso di sì. Per quanto riguarda il campionato, al di là della Pro Recco, che mi sembra che anche quest'anno faccia un campionato a parte, però vedo partite molto tirate, molto belle, molto agonistiche, molto forti, vedo una bella pallanuoto, vedo in qualche frangente vedo anche un arbitraggio che mi ha entusiasmato tanto, anche perché fischiano un po' meno, lasciano un po' più lottare, perché io magari sarò un po' grande, sarò un po' troppo grande, ma secondo me la pallanuoto è anche bella vedendola con dei movimenti un po' così grotteschi, diciamo, con questa forza che se uno si svincola e tira in porta, come è altrettanto bello vedere lo stiarte. La tecnica. E la tecnica molto bella che è. Anche quella era molto molto affascinante, ecco. Però mi piace, torno a ripetere, al di là della Pro Recco, che mi sembra anche che quest'anno faccia un campionato a sé, però c'è un bel equilibrio fra la terza, certo, la seconda, certo, e via. Certo. Bene, allora intanto vi diamo conto di un avvenimento che è venuto da parte del Panathlon Club di Genova in settimana. Si è trattato di una tradizione da parte di questo club che ogni anno regala alla Casa delle Federazioni, è una casa nel centro di Genova che è la sede di tutte le federazioni sportive, l'ex Totocalcio, ogni anno regala alla biblioteca di questo istituto un libro sportivo. Nella fattispecie c'è stata una manifestazione, vedete grandi personaggi, Alberani, avete visto Merello, c'era Felugo, c'era Barlocco che hanno parlato, insomma è stato regalato il libro Caimano come me, scritto a due mani da Eraldo Pizzo e Claudio Mangini, il collega che Eraldo Pizzo che è qua, che abbiamo presentato proprio in una delle puntate della scorsa edizione in anteprima qua nei nostri studi, e questo è un bel arricchimento perché è bello che la pallanuoto come gli altri sport abbiano tanti tanti testi che parlano di lei. Abbiamo detto, comincia il campionato di A2, molte le presentazioni delle squadre, si è presentato lo Sturla, anche il Lavagna, di cui poi parleremo nelle prossime puntate, sabato sarà il momento del Camogli. Andiamo a vedere quello dello Sturla, che però è un vero e proprio caso, perché è stata l'occasione per vedere la nuova squadra, che dopo 24 anni ritorna in A2, ma anche il disastro che è riuscito a compiere il mare nelle mareggiate degli scorsi giorni. È un'occasione per leccarsi e mostrare le ferite, quelle della sportiva Sturla, a due anni dal centenario, in occasione della presentazione della nuova squadra, ammessa al campionato di A2 dopo 24 anni di assenza, dopo la promozione dello scorso campionato. E sono le ferite causate dalla mareggiata del 29 ottobre, che ha messo in ginocchio la società Verde Stellata, distruggendo piscina e macchinari del celebre chalet voluto da Federico Battezzati, con danni sopra il milione. Danni insostenibili per il sodalizio, che mette mano al portafogli quantomeno per l'immediato. Una seconda mareggiata sarebbe letale per la società, e da allora per il futuro si pensa già all'allungamento della spiaggia con contenimento delle mareggiate grazie ad una diga subacquea, fornita forse dai resti del Ponte Morandi, riciclabili in quanto certificati come privi di amianto.
Ma è assolutamente necessario mettere in sicurezza tutto il nostro litorale, tra cui la società sportiva Sturla, ormai una società quasi centenaria, come tantissime altre realtà. E devo dire e ricordare che il mondo sportivo, a seguito della tragedia del 14 agosto, è stato veramente un volano importante di solidarietà, recuperando risorse importanti proprio per le vittime e soprattutto per le famiglie degli sfollati. Aspetto prettamente sportivo. La nuova rosa del coach Piero Ivaldi conta 15 giocatori. I nuovi sono il portiere Dufour da Prorecco, i difensori Congiu e Frodà, gli attaccanti Dainese, Prian e Baldinetti, più 5 under 17 aggregati. Certamente è un anno difficile, lo sapevamo dall'inizio, il fatto della mareggiata che ha rovinato la piscina ci stimola, ha creato dei problemi per tanti motivi, per il settore giovanile, per mille situazioni, ma siamo fiduciosi di riuscire, se non altro, a giocarci le partite, poi vedremo i risultati. Essendo un ex bogliaschino, avendo fatto tutte le giovanili lì, secondo me come campo di casa è uno dei campi migliori, perché da avversario giocarci è molto difficile, è, diciamo, tra virgolette, una bombonera, e quindi sono molto contento io personalmente di giocare lì in casa. Altre novità: l'ingresso di Federico Dodero in qualità di dirigente, ex presidente del Camogli. Bene, in bocca al lupo allo Sturla. Carlotta, bel campionato finora, però avete perso, diciamo così in gergo, di brutto, due partite che sono state con l'Orizzonte Catania, giustificate, un po' meno giustificate con Rapallo, che sono le vostre nemiche giurate. Come mai questa partita così brutta? Siamo entrate in acqua scariche proprio, non avevamo la cattiveria adatta per affrontare la partita. Sappiamo che sicuramente hanno qualcosa in più, però il risultato non rende giustizia. E come mai siete entrate scariche? Non lo so, probabilmente il derby, il fatto che alcune mie ex compagne di squadra sono andate a giocare là, potrebbero essere tanti fattori che magari hanno influenzato il nostro rendimento. E l'orso, come lo chiamiamo noi in gergo, il vostro allenatore? Mario Sinatra, si è arrabbiato, no? Era arrabbiato perché giustamente ha visto una squadra che non ci rispecchiava, cioè anche in allenamento quando giochiamo contro di loro siamo molto più brillanti, più scattanti, eccetera. Filippo, tu sei figlio di un nome importante che è il papà, no? Che è stato presidente del Bogliasco. Devo darvi conto del fatto che siete stati perfetti in questa gestione, nel senso che lui non ha mai influito sulla parte tecnica, tu non hai mai parlato del presidente e ti sei fatto strada da solo, penso faticosamente, perché deve essere difficile. E come mai però sei andato poi via da Bogliasco e hai abbracciato Quinto? Sono state una serie di situazioni per cui non sono stati trovati alcuni accordi, allora ho deciso di andare verso Quinto, dove ho trovato una società molto seria, molto disponibile, composta soprattutto di persone che lavorano per passione, in cui io mi trovo davvero, davvero bene. Quali sono gli obiettivi di questo Quinto adesso? L'obiettivo principale è quello di rimanere in A1. Io punto anche a qualcosa in più, perché non arrivare, non dico ai Final Six, però zona Final Six. L'obiettivo del Quinto ovviamente è la salvezza. Io dico qualcosina di più. E come siete riusciti in ultima a vincere a Firenze? Perché abbiamo visto di cosa è stata capace la squadra di Tofani, voi con questo alzo e tiro dell'ex Imperiese all'ultimo secondo, insomma, avete portato via 3 punti. Beh, al di là dell'ultimo alzo e tiro, era stato un weekend particolarmente toccante per tutta la famiglia Quinto, in cui è mancato Marco Paganuzzi, quindi è stato un weekend emotivo, diciamo così, per cui tutti siamo riusciti a dare qualcosina in più, soprattutto per lui. Bene, ci fermiamo in questo doloroso ma bellissimo ricordo, e fra qualche attimo, dopo le inserzioni pubblicitarie, ci vedremo.
Allora, innanzitutto è una manifestazione che è la 18ª, questo Memorial Saracchi quest'anno viene dedicato a queste persone disgraziate che hanno subito questa tragedia del Ponte Morandi, quindi abbiamo dedicato l'intera manifestazione per i commercianti e per gli sfollati del Ponte Morandi. Il Memorial Saracchi da un po' di anni purtroppo causa di queste tragedie, vediamo 2 anni fa col sisma che ci si è stato nel Maceratese, abbiamo formato un qualcosa che potesse essere utile, a parte questo bellissimo rendezvous di vecchi amici della pallanuoto. 2 anni fa, come dicevo, per il sisma siamo riusciti addirittura a raggiungere un importo pari a 1.500 euro che sono stati poi devoluti a questa scuola del Maceratese. L'anno prima, ahimè, c'era stata un'alluvione e avevamo dato un intero importo al Museo di Scienze Naturali di Genova. Quindi voglio dire, è un... Io spero nel buon cuore della gente, perché non è tanto la pallanuoto ma è questo modo di ritrovarsi tutti insieme. In ultimo, ricordiamo quando questa manifestazione, a che ora, dove, il costo e un motivo per cui la gente dovrebbe venire a vedere la partita. Allora, quando è il 25 dicembre dalle 15 alle 18, novembre, in questa bellissima vasca, questo bellissimo impianto, dalle 15 alle 18 abbiamo diverse squadre che partecipano, la Canottiere Milano, il Torino. Dovete venire perché, ripeto, un piccolo, come abbiamo scritto nella locandina, un vostro piccolo contributo aiuterà qualcuno che non sta benissimo. Bene, è il momento della consueta telefonica e quest'oggi abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione su una piazza importantissima storicamente che ha avuto un momento di debacle e che adesso sta tornando ad altissimi livelli, che è l'ex Triestina, oggi Pallanuoto Trieste, di scena alla Nuova Bianchi, e per lei l'allenatore Daniele Bettini. Ciao Daniele, grazie di essere con noi. Ciao a tutti. Senti, per prima cosa Daniele, che piazza è Trieste? Ricordo che al momento della presentazione dicesti: ho trovato una piazza, come dire, adatta a me, che si confà alla mia persona. Che cosa intendevi dire? Guarda, Trieste, a parte che è una città meravigliosa che ho conosciuto meglio in questi mesi, è una società serissima. Pallanuoto Trieste ha un presidente, Summer, che è sponsor e presidente, che veramente ha fatto di questa società un gioiellino. La piscina, il centro federale è sempre in ottime condizioni, si può lavorare benissimo, ho a disposizione uno staff meraviglioso, diciamo che è veramente una società che se fosse trasportata geograficamente in Liguria sarebbe il fiore all'occhiello di tutta la pallanuoto italiana. Purtroppo ha un isolamento geografico che ne limita un po' la capacità. Certo. E a proposito di questo, visto che hai citato la Liguria, che cosa ti ha fatto cambiare idea e quanto ti è costato tralasciare praticamente la tua parte iniziale di carriera? Cosa mi ha fatto... Cos'è che ti ha fatto decidere? Sì, certo. Non ero più a Bogliasco, non ero più l'allenatore del Bogliasco, quindi ho dovuto scegliere un'altra strada. E Trieste è stata la proposta lavorativa professionale migliore che potessi sognare. Non c'è nient'altro che potevo certo. Veramente desiderare, più di così. Quindi sì, è vero, è pesantissimo, sono lontano dalla famiglia, lontano da casa, lontano da tutti quelli che sono i miei affetti, ma qui non mi fanno mancare assolutamente nulla sotto il profilo sia professionale che personale. Daniele, hai una squadra che ha un'età media, è giovanissima, un'età media di 22 anni, ecco, che cosa ti proponi nell'immediato ma soprattutto anche in progressione, ecco, negli anni futuri? Beh, diciamo che
sì, l'età è molto molto bassa, perché il mio centrovo a Vizzo ieri ha fatto il compleanno, ha fatto 24 anni ed è già campione europeo con la Serbia, e gli altri hanno un'età molto molto bassa, a parte due o tre che sono un po' i senatori, Petronio, Giorgi, ma gli altri sono tutti molto giovani, molto volenterosi, molto molto predisposti a sacrificio e portati a migliorare. E questo è quello che è il mio compito qua, portare a migliorare tutto il settore, tutta la pallanuoto, sia maschile che femminile, di Trieste. Quindi diciamo che di lavoro da fare ne ho abbastanza. Bene, bene. Un'ultima battuta, brevissima: ha incontrato i supercampioni, due gol soltanto segnati, parecchi presi, come li hai visti? Sono mostri veramente o no? Sì, è una partita che purtroppo preferivo non giocare. Molti tratti dell'incontro non siamo riusciti a passare a metà campo, purtroppo sia fisicamente che qualitativamente non potevamo proprio avere nulla a che fare con loro. Diciamo che l'approccio nostro alla partita è stato quello che ho chiesto ai ragazzi, cioè sì, questi sono i più forti che potremmo incontrare, cerchiamo di divertirci, cerchiamo di mettere in difficoltà. Non ce l'abbiamo fatta, però lo spirito era quello buono, era quello giusto. Daniele, noi ti ringraziamo di essere stato con noi, ti saluta tutto lo studio all'unisono, e tanti li hai avuti. Ciao tu. A tutti. Ci vediamo presto e auguri per la tua Pallanuoto Trieste. Grazie a voi. Ciao Armando. Ciao. Bene, torniamo subito in studio. Ragazzi, vorrei intraprendere un discorso di carattere leggermente più generale: qual è la visibilità della pallanuoto, nel senso che ormai abbiamo uno streaming che funziona, soprattutto la LEN, partite internazionali, ma anche in Italia. Non c'è più la RAI, purtroppo, che si è defilata dalle dirette, ed è una grave perdita. Molte società si muovono autonomamente, come abbiamo visto Proreco con Fellugo, che ha stretto contatti con Sky e ha dato anche, come nel caso della Final Eight di Genova, un bel prodotto, ecco, molto appetibile. Che cosa ne pensate? Pensate che occorra ulteriormente incentivare questa visibilità della pallanuoto, e che cosa manca secondo voi? Manca il pubblico nelle piscine. Sì. Ci sono poche società brave a portare gente in piscina. Ad esempio, faccio i complimenti al Quinto, perché una delle ultime iniziative della Io società non viene a vedervi quando giocate in casa, che non veniva neanche a vedere me quando arbitravo. E adesso vi viene a vedervi, che è un amico, giustamente. Una delle iniziative del Quinto è stata quella di organizzare un torneo Acquagol, composto da 4 squadre, prima di ogni partita, in modo da far fermare i ragazzini, i genitori, a vedere la partita di Serie A dopo il loro torneo. Poi ci sono tante società, mi riferisco anche soprattutto alla Roma Nuoto, che lavorano molto bene sui social, quindi su Facebook, su Instagram. È questo quello che serve. Ci sono delle volte in cui vai a Napoli, sei in una piscina come quella della Scandone, e ci sono 10 persone a vedere la partita. È bello quando c'è tanta gente. Comunque, io ritornando un po' indietro, secondo me il pubblico manca perché la pallanuoto è fatta fuori stagione. Cioè, è inutile dire, mi dispiace dirle queste cose qui, però io mi ricordo che i pienoni che c'erano da tutte le piscine, Tassori, Arecco, Camogli. Forse perché era più un fatto di campanile allora. Però sì, a parte quello c'era molto più, diciamo, campanilismo sicuramente. Però erano fatti in stagione, dove la gente andava a vedere la pallanuoto, poi si mangiava una pizza e mangiava due spaghetti. Adesso è fatta d'inverno, dove c'è freddo,
dove c'è neanche più le fidanzate certo, vanno a vedere certo, il certo, giocatore certo. che gioca, perciò hai ragione, è anche quello che non porta gente lì. Noi vorremmo chiudere con due servizi di carattere emozionale, uno dei quali lo anticipiamo perché Filippo Gavazzi ha parlato della Roma Nuoto, ha ragione, la Roma Nuoto è una società che proviene dalla 2, il primo anno di A1, ma bravissima per quanto riguarda la presentazione della propria attività. E allora noi abbiamo, combinazione è un caso fortuito, abbiamo preparato un servizio, lo vediamo, lo replichiamo, il servizio che la Roma Nuoto presenta per pubblicizzare i suoi anni di vita. Dopodiché parleremo invece di un grande giocatore internazionale che è Dennis Varga. Ho sempre sognato, sin da bambino, di giocare una finale. Sognavo di essere come uno di loro, di vedermi in televisione mentre la gente urlava il mio nome e quello della mia squadra. Sognavo di essere una leggenda. E mi chiedevo sempre se fossi all'altezza, se fossi pronto. Lottai con la rabbia e l'orgoglio ogni singolo giorno della mia vita. E mi ritrovai lì, con la calottina giallorossa, un pallone ed una finale. Un'altra finale. È pazzesco pensare che in pochi anni siamo nell'elite della pallanuoto italiana. Era un lontano sogno, ovviamente, un obiettivo che pensavamo di raggiungere, ma chissà quando. Mi viene da ridere perché ancora quando ci ripenso mi vengono i brividi. Da giovane allenatore, dal primo anno in Serie A, ho perso un po' quasi tutti i punti di riferimento. E dove ho pensato di non farcela. A me personalmente mi ha segnato parecchio. È stato un periodo difficile. Il mio sogno da sempre è quello di andare a fare le Olimpiadi. C'è il connubio fuori italico, finali e rigori, per noi è una maledizione. Complimenti alla Roma Nuoto, ha ragione Filippo, sono proprio queste le cose che mancano alla pallanuoto per convincere la gente. Carola, voi invece tifosi ne avete, che cosa ti senti di promettere per questa sì, parte finale del campionato? Sì, tifosi ne abbiamo, ma neanche troppi. Cioè, già si sa che gli sport femminili sono meno seguiti di quelli maschili, mi auguro che più gente venga a vederci, perché anche noi facciamo tanti sacrifici, indubbiamente. Quindi certo, spero vivamente che altre persone vengano a tifare per noi. Ed è un bel campionato, indubbiamente va seguito anche questo e soprattutto questo. Bene, entriamo per la parte finale in Champions League, perché stasera è giornata di Champions, quindi con lo stacchetto della LEN, però ci sono parecchie partite, c'è la BPM Sport Management che dopo il duplice exploit bellissimo va in casa della VASP Hannover, tra l'altro ci sarà proprio la finalette proprio lì dove c'è Giorgetti. Altre squadre sono importanti, il Brescia deve incontrare la Stella Rossa che è partita male, però ha sempre un Savic in panchina, la più importante è certamente Prorecco Ferencvaros, la vice campione d'Europa di Euroleague contro la campione di Eurocup. Però Zolt Varga ha tenuto a casa tre giocatori, ci sarà sempre Younger, però ha tenuto a casa Mitrovic, ha tenuto a casa Nikic che è un ex, soprattutto Dennis Varga. Secondo me ha giocato un po' a nascondino, visto che sabato nella Magyara Cup hanno giocato. E allora noi, per compensare un pochettino il fatto che stasera Sori, questo grande giocatore, capocannoniere del girone con 7 gol in 2 partite, manca, abbiamo deciso di farvi vedere come li segna i gol. E contro la Russia, una partita internazionale della FINA, ha segnato 5 volte quasi consecutivamente. Li vediamo. Опасно, надо идти на него. Варга, надо выходить.
Ну, вот с нашей позиции, да. Сборная Венгрии, который все-таки стоял, конечно, Варга, но бросок у него сумасшедший. Everybody should get the same. How many times have you been told? If you don't ask, you don't get. How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Il minore dei due fratelli Varga, ma ormai è sicuramente il più bravo perché segna in ogni maniera e insomma, grazie a ProReco ne vediamo tutte le settimane di campioni così, però una classe cristallina di questo genere è veramente molto bello vedere. Finiamo una battuta velocemente, c'è dialogo oggi fra giocatori e arbitri? Ma io l'ho sempre cercato, è sempre stato un mio pallino e appunto prima parlavo con Filippo. E mi ha detto che purtroppo non c'è molto dialogo, ma io insisto, dovete essere voi, perché i nostri organi tecnici, anche all'epoca che arbitravo io, non volevano che si parlasse più di tanto con i giocatori. Invece è importantissimo, secondo me vi do un consiglio, cercate il dialogo, se è possibile però. Se è possibile, è ovvio. Tante volte ovvio. Loro non sanno nemmeno quali sono esattamente le regole. Bene, siamo in chiusura, purtroppo. Grazie, grazie al Bogliasco, grazie al Quinto, grazie ad Armando Grilli. Grazie a te. Filippo Gavazzi e la Carlotta Malara. Grazie a tutti per l'ascolto, l'appuntamento è come di consueto, a giovedì prossimo, stessa ora, mercoledì alle 21.